se ne staccò. Rudolf Steiner, 1861-1925, letterato e filosofo tedesco, studiò per molti anni la letteratura goetheana e poi aderì alla teosofia. Questa struttura di pensiero fu comunicata attraverso la medium Elena Blavatsky. Per la teosofia, Dio è immanente nel cosmo e si esprime attraverso di esso. L'uomo può averne conoscenza diretta anche inconsapevolmente. Steiner divenne segretario generale della Società Teosofica nel 1913, ma venne a dissidio con Annie Besant, succeduta all'Olcott nella direzione della società. Steiner se ne staccò per fondare la diramazione del movimento teosofico più vicina alle dottrine cristiane, detta antroposofia, con sede a Dornach in Svizzera. Commento: Steiner forse non accettò che la teosofia di origine medianica iniziasse un messaggio continuativo della cristianità e rimase con l'antroposofia nel dominio delle religioni.